Ragazzi, questo è Epri e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Call of Duty Ghost, come potete vedere, e non ci sarà la webcam perché non ho molto tempo in questo momento per registrare, però voglio comunque portarvi un gameplay perché non volevo lasciarvi senza di domenica. Ora vi spiego anche bene, perché allora, se seguite la pagina Facebook avrete visto che ieri sera alle 4 di notte, alle 4 di notte, il computer mi ha crashato mentre stavo editando appunto il video dello Step vs Food, e di conseguenza cosa succede? Se il computer crasha e non hai salvato il file, lo prendi dritto e completamente nel culo, ok? Ecco, questo è successo in poche parole. Quindi alle 4 di notte non avevo la minima, ma la minima, né lontanissima, né lontanissimissima intenzione di rimettermi a editare il video. Di conseguenza ho detto vabbè, domattina male male mi sveglio presto, vedo se riesco a registrargli qualcosa. Voi direte, stai prima, avevi detto che non avresti più giocato a quello che vedete sul canale. Non è che ho detto questo. Allora, io cosa intendevo con quello? Intendevo di non esagerare facendo o solo video di questo o solo video di un'altra cosa, ma cercare di variare il più possibile. E visto che COD ormai è visto e rivisto, cosa succede? Fare un video di COD secondo me è meno produttivo che fare magari, oh porca troia, che fare magari, che ne so, un video su un altro giochino, come può essere Bleep Blob, per esempio. Cioè, mi diverto di più a fare un video su Bleep Blob, che è un gioco che conoscevo da tantissimo tempo, visto che molti di voi non lo conoscevano, e così so di avergli fatto conoscere un giochino, non dico di grafica rivoluzionaria, però comunque divertente perché è diverso dagli altri, ok? Questo volevo farvi capire, e quindi di variare un po' di più. Quindi, se esce un video di Call of Duty, magari uno alla settimana, uno ogni 10 giorni, non vedo che sia il problema, ma penso che siate d'accordo anche voi. Anche perché o quello o di FPS o quello Battlefield per il momento, e di conseguenza, insomma, volevo cercare di trattare un po' di tutto. Ma bando alle ciance. Allora, volevo parlarvi di come fare a tornare a giocare bene dopo che non giocavate da tantissimo tempo, ok? Un po' di consigli su come io mi trovo quando magari non gioco per un periodo, poi torno a giocare, che trucchetti uso per non fare risultati di merda. Infatti, quanto sto 4-2, ecco, questa è la prima partita dopo, non lo so, 2 mesi credo. Ecco, infatti un po' si vede. Allora, la prima cosa da fare è entrare nel menu e cambiare la vostra sensibilità, perché se siete dei malati come me, e probabilmente lo siete se non più di me, avrete la sensibilità tipo a 13-14, sensibilità assurde che, ovvero, col tempo si piglia la mano, però non è quello che realmente serve, anche perché io conosco dei giocatori che fanno tornei, uno tra questi è il Tano. E la sensibilità va tenuta non alta, ma media, cioè va tenuta tipo 7, 6. Infatti, ora appena entrato, ho messo subito la sensibilità a 7, in modo da non trovarmi il personaggio che girasse come una cazzo di trotto, ma un personaggio normale che fa in tempo a girarsi e gli sparano da dietro. Eccoci, e quello lì lo massacriamo ora perché mi ha rotto le scatole. Come hampera. 6-18, ora vabbè, siamo entrati a partita già cominciata, quindi finito questo tutti contro tutti ne faremo un altro, perché non voglio che duri poco il video in ogni caso, voglio sia un video normale. E magari non l'ho ancora detto, scusate la mia voce, ma ho dormito 4 ore e mezzo, quindi sono un po' provato da questa cosa, ecco. Altro consiglio è non andare sempre allo sbaraglio, ok? Perché quando si è affogati e si gioca sempre, si ha voglia di uccidere, uccisioni, uccisioni, quindi si corre in mezzo alla mappa. Non dico che sia sbagliato farlo, però va fatto quando si è in grado di farlo. Cioè, se io ora mi mettessi a correre in mezzo alla mappa, probabilmente farei ancora meno di quello che sto facendo. Il che non è nemmeno già tanto, cioè 7-4 non è tanto, è poco. Infatti, come vedete, cerco di evitare la zona centrale della mappa, passo sempre. Quello cosa ci falli? Maledetto cane. Cerco sempre. Ma mi sparano da dietro, no? Cerco sempre di evitare di passare dal centro, ma passo dai cunicoli laterali. Vengo ucciso lo stesso spesso, perché ovviamente trovo anche i nemici, se no dicono, Stepney, che cazzo c'è? La ferrovia tua a disposizione dove non passano i nemici, passi solo te? Ovviamente no. 10-20, ok, secondo me questa partita è quasi recuperabile. Se mi impegno un pochino, se mi faccio il culo ce la possiamo fare. Poi, altra cosa importante, il silenziatore. Allora, voi sarete vulnerabilissimi. Cioè, se qualcuno, se un nemico vi vede faccia a faccia, probabilmente ci morite perché, che ne so, vi fa un drop shot, vi fa un jump shot. Ora dite, come cazzo parli, Step? Vabbè, sono termini, non dico ormai coniati da questo gioco, però direi proprio di sì. E insomma, ci avrà sicuramente un po' l'abilità più attiva e i riflessi più pronti a schivare quello che è magari, non lo so, una coltellata o colpi alla testa. Insomma, avete capito. Avete capito quello che intendo. Quindi, di conseguenza, silenziatore per forza, altrimenti vi vengono a cercare, vi fanno un culo come un paiolo. Ok?
non fate un cazzo di uccisioni, ve l'assicuro. Poi vabbè, il resto lo conoscete, la solita granatina tattica. Io ora io uso le ricompense, devo dire la verità, non le ho neanche modificate. Però mi ricordo che il cane andava benissimo, quindi teniamo il cane. 13-21, se riusciamo a vincere questo tutti contro tutti, può darsi che sarà una sola partita. Ok, poi oltre a questo io mi consiglio mitraglietta leggera, perché allora usare il cecchino, inutile stare a dirvelo, ci vuole esperienza, ci vuole manualità, saperlo usare bene. Sono anche salito di livello, sono a livello 40, cioè vi rendete conto, non sono neanche arrivato a livello finale in questo gioco, che tristezza. Quindi cecchino bocciato. Un mitraglione leggero si potrebbe anche usare, però ecco, magari dovete giocare un po' più tranquilli, perché io già sto andando un po' troppo a giro per i gusti della mitragliatrice leggera, quella da 500 milioni di miliardi di colpi. No, volevo fare doppia uccisione, avrei potuto farla se stavo un po' più attento, se ammazzavo quello più idoneo. Ammazziamo lui. Ora qui dentro c'è qualcuno, non faccio in tempo a ricaricare. No, non c'è nessuno. Raccogli un altro nei badge, così abbiamo due nei badge. 17-24, dai Steph, you can do it, you can do it. Il cane ha ucciso uno, grandissimo cane. Sei migliore, sarai Willy. Da oggi sarai Willy. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare un grande cane ancora. Ecco, una cosa che ho sbagliato è non aver messo lo WAV, perché intanto mi sa che non uso sangue freddo o il bonus che ti rende invisibile a quei radar che tirano. Quindi questo è già sbagliato a prescindere, per la cosa che vi ho detto prima. Eccoci, grande cane, mi ha salvato la vita Lind. C'ho Lind, ragazzi, 21-24. Mamma mia, sono un pro player. Se vinco questa partita, sono un pro player. Perché sì, ho recuperato, sono entrato, stavano già a 10 uccisioni. Mamma mia, eccoci. Cosa sono morto? C4, bastardo. 22-25, we can do it. Eccoci, quello lì là sopra non l'avevo proprio minimamente considerato. No, una granata. Cazzo di Buddha. Allora, bisogna fare attention now. Adesso siamo bomba. 22-25. Abbiamo 20 secondi per fare 3 uccisioni. Impossibile, ragazzi. Impossibile. Una. Dai, elicottero. Che ti tirerà a fare se non fai le uccisioni? Dai, elicottero, ti prego. Elicottero. Elicottero. Niente. Neanche un'uccisione in caso di elicottero. Uno. C'è un altro lì. Due. Uno. No, ragazzi. 24-26. Comunque dai, devo dire 24-9, un ottimo risultato, porca troia. No? Cosa ne pensate? Io penso sia un ottimo risultato. E sì, no, ne facciamo un'altra, tanto sono solamente 8 minuti di video, quindi ne possiamo fare tranquillamente un'altra. E ovviamente la dobbiamo vincere, porca troia. Tutti contro tutti su Flooded. Questa mappa, non ricordo, era abbastanza bellina, con tutte le zone d'acqua, insomma, era particolare. Allora, sì, continuiamo il nostro discorso. Innanzitutto ho visto, usiamo la K però a sto giro, ho visto una cosa veramente fuori di testa. C'è una mimetica natalizia. Ma poi la cosa più assurda che ho sentito dire, che ci sono delle mimetiche veramente tristi, tipo quella con i fiori e quella con i gattini. Ma hanno perso la testa. Cioè, hanno veramente perso il controllo. Comunque l'unica che ho visto bellina mi sembra il bacio della morte. Voi direte, Stepney è la più bella di tutte, si sblocca a livello 1000.000. Ecco, non lo so, ho dato un'occhiata velocemente adesso mentre ero nel menu, non ci ho fatto troppo attenzione. Oh, camperone, te sei un camperone, te sei un camperone. Ho nei badging. Ok, let's go on, mitraglietta. No, che cazzo era? Ma ammazzavo come? Cioè, perché mi ha saltato l'arma e l'ho mancato ogni colpi per questo. Comunque devo essere sincero, quando magari non giocate da tanto tempo a un giochino, vi ritorna la voglia tutta insieme. Cioè, magari se due mesi... Oh, ma cos'è 1-3? La partita prima ho giocato benissimo. Ora devo riprendermi subito, immediatamente. Cazzo, dicevo, quando non si gioca tanto da un gioco, rigiocarci una partitina così tranquilla è molto piacevole. Quindi spesso i giochi vengono a noia perché ci si gioca troppo. Questa è la verità. Cioè, giocando tutti i giorni, sempre, ripetutamente, allo stesso gioco, ovviamente poi vedi sempre le stesse cose, sempre le stesse situazioni, sempre le solite incazzature, e di conseguenza ti passa la voglia, ma è normale, penso. Cioè, anche se uno dice mangi tutti i giorni la stessa cosa, passa la voglia, no? Di mangiarla un pochino. Per questo bisogna variare sempre di più, sempre di continuo. E voi direte, che esempio stupido. Vabbè, invece no, non è un esempio stupido. Ma porca miseria, che cazzo è? Allora, la realtà è questa. Sto parlando e mi sto deconcentrando. C'ho gente dietro che mi spara. Però lo turno, come direbbe Bittano. Lo turno, lo tarno.
Ok, l'ho ammazzato infatti. Andiamo di là. Andiamo in quest'altro palazzo. Bastardi. Quelli di cani. Voi provate. Ora, non dico di stare un mese intero senza giocare a un gioco, però anche non giocateci per, cazzo ne so, 10 giorni. Ci giocate per 10 giorni e poi ci fate una partitina. Voglio vedere se non, se non lo sapete apprezzare di più. Secondo me è così. Poi boh, magari mi sbaglio, magari funziona solo per me, poi vabbè, ognuno è soggettivo, le cose sono soggettive, funziona per se stessi alla fin fine. Quindi vediamo, boh. Vabbè, comunque, che cazzo stavo dicendo prima? Ah sì, tipo i trucchetti per fare buoni gameplay dopo che non giocate da millenni. Allora, una cosa importante è non fogarsi troppo. Cioè, guarda che lui si sporgeva come un cazzo di bastardo, muori. Cioè, in realtà fogarsi serve, sì, però dal momento magari siete in serie di uccisioni, ve ne manca una per fare l'elicottero che potrebbe aiutarvi, non come a me nel caso della partita prima, a fare qualche uccisione in più, non dite vai mia a tutta corsa, vi buttate in mezzo alla mappa correndo, guardando verso il cielo e urlando cazzo ne so Allahu Akbar. No, non credo sia il metodo giusto, anzi penso sia il metodo più sbagliato di tutti. Anzi, sicuramente è il metodo più sbagliato di tutti. E poi tenere sempre sotto controllo le morti, va bene? Perché ora in questo momento io per esempio sono quello che insieme a Davi nel Thor ha più morti di tutta la partita. Ok, questo cosa significa? Significa che sto avendo in questa partita sto avendo uno stile di gioco non troppo sicuro. Infatti vado, visto ho fatto un monte di morti, vabbè, non dico sceme, però cioè la gente un po' ha camperato, diciamola tutta, perché trovo delle persone che porca troia c'avevano il sacco a pelo e ditemi voi se quello non è camperare. Eccoci, quello me l'hanno rubato. Per esempio, però c'è un elicottero. Cazzo di puttana, non l'avevo visto. È troppo tardi. Non mi ha ucciso l'elicottero, però sono morto lo stesso. Vabbè, mi sa che questa partita non la vinceremo. Era meglio quella di prima. Mi sono trovato molto meglio in quella di prima. Magari perché ero lì tutto affogato dai discorsi che stavo facendo. Come fare? Mi sono montato la testa, vedete l'errore. Spaccalo, heavy. No, non spacchi proprio niente. Ma io stavo usando la pistola. I cecchini vanno a giro con le armi normali. Ma porca miseria, se sei un cecchino, vai a giro. Eccoci all'acqua. Che cazzo vuole? Chi c'è là? Chi c'è? Chi c'è? Stupidi. Un'altra cosa, se tirate una granata, andate a controllare chi avete colpito. Ma non dopo che l'avete colpito e che si è bello ripreso. Cioè, se lo stordite e poi aspettate 10 secondi, dopo ovviamente non è più stordito, no? Che ne dite? No, vabbè, stanno camperando troppo. Ragazzi, mi sta salendo il nazismo. Giuro, mi sta salendo il nazismo verso questi bastardi. Maledetti, infami, luridi, cani, patrioti della merda. Oh, amore. Poi comunque non sto a dirvi che una ci sono anche gli aspetti negativi, ovviamente, del non giocare da tanto tempo. Ovvero la poca manualità, la poca conoscenza delle mappe, perché se vi dicessi che non mi ricordo quasi un cazzo di questa mappa, mi credete? Ecco, magari no, però dovete credermi, perché è così. Ora, io sto riprendendo un po' la mano perché c'ho una buona memoria alla fin fine, visiva e fotografica, quindi all'incirca ho capito che qua sopra c'è un piano di sopra, si può andare nell'altro palazzo, ma queste sono le cose basilari. Però se mi dite magari i punti di respawn, non ne conosco neanche l'ombra, neanche per il cazzo. Cioè non mi ricordo minimamente niente di dove può nascere un nemico, dove può spawnare, cazzo ne so. Ecco, che è successo? Cos'era quello? Perché cosa mi è apparso? Che era quella Gigino, lo sapete? Ecco, magari scrive basta! Sei un camperone di merda! Giuro, se ti trovo ti faccio un culo, ma un culo, ma un culo. Ecco, là c'è uno. Là c'è uno. Una cosa che ho notato solamente adesso, e che è una cosa negativa di quello che sto facendo, è che nella mia classe non ho stordenti, quindi non ho equipaggiamento secondario. In questa classe non ho neanche l'equipaggiamento primario. E l'equipaggiamento, insomma, non credo di essere io a doverlo dire, però è fondamentale, perché se io, vedi, ora questo, va bene, lo uccido perché è un coglione. Però, averlo stordito prima avrebbe sicuramente facilitato la kill. Magari, eccoci, ma non stordito a me. Eccoci. Da dove? Da dove? Da dove è arrivato? Come ha fatto a stordirmi? Ma forse non era lui, giustamente. 14-16. Bene, ragazzi, stiamo riprendendo la partita per le brighe. La partita per le brighe. Quindi dobbiamo vincere. Non so da quanto sto registrando, verrà un gameplay di un quarto d'ora più o meno. Vabbè, un gameplay regolare alla fin fine, no? Quindi, una cosa, questa ve la volevo dire, mi premeva dirlo. Allora, io sto mantenendo la mia promessa di fare un video un giorno sì, un giorno no. Ok, questo per due motivi. Per il primo, che non ho molto tempo per registrare, lo sapete, ho il tempo a disposizione è quello che è, cerco di sfruttarlo per il meglio, come potete vedere. Però
Non vedo moltissimo riscontro da parte vostra. Ora, non dico che quegli 800-900 mi piace, mi dispiacciono, anche perché essere stato fermo un mese e mezzo, quasi due, sicuramente, anzi, direi 2 mesi, non ha sicuramente aiutato. Va bene, so che magari molti di voi non guardano più i video, non vedranno neanche questo se non li guardano più. Però, se condividete il video e magari lasciate mi piace, anche commentate ovviamente, mi aiutate un po' a ripartire da quella che è stata la mia situazione di, tra virgolette, inattività, perché non è che sono stato inattivo, io ho proprio avuto l'impossibilità. Ma va a cacare! Mi hai rotto il cazzo te, quelle cazzo di foglie che c'hai in testa! Porcaccia la miseria! Ok, tranquillo, sono tornato. E insomma, se mi aiutate lasciando un mi piace, magari mi invogliate anche a continuare. Ora non dico che io non abbia voglia, perché ho tantissima voglia di fare video. Però volete mettere anche voi un video che prende 1300 mi piace, mi dà più stimolo di continuare. Se ne vedo, che ne so, per esempio 800, 700, tipo 500 nel video col Tano di Titanfall, che a me pareva molto carino quel video. Cioè, era molto grande, poi su un gioco diverso dal solito, no? Quindi ora che sto dicendo cose serie, sto iniziando a morire di continuo, è giusto così, è la punizione, però per dirvi, aiutatemi anche voi in questo, no? Oh, come cazzo ha fatto questo? Con la mascherina anti-SARS, cinese maledetto, porco due, porco. Ah, quello lì cos'è? Usain Bolt, scappi, via. Insomma, spero abbiate capito il mio ragionamento e spero mi veniate incontro in questo, senso, tanto so che lo farete perché mi avete sempre aiutato, mi avete sempre sostenuto anche quando non c'ero, e lo vedo per quei 700-800-900 persone che ancora continuano a guardare i video e lasciano mi piace, cioè sono tantissime 800-900 persone, però ovviamente con 30.000 iscritti uno si aspetterebbe anche qualcosina di più. Vabbè, ok, allora quanto cazzo stiamo? Ah, bene, ho notato un'altra cosa negativissima anche questa, dai, grande cane, la vendetta, che non ho un'arma secondaria. Scelta pessima. Però volevo usare l'HP1 perché mi ricordo, almeno se mi ricordo bene, che era devastante. Infatti non è per niente male, mi sto trovando abbastanza bene. Spacca l'IMS, almeno ci dà un po' di punti. Ok, peccato che non ci dà cose per andare avanti. Eccoci. Questo non è un camper, è il primo della partita, è massacrato dalla sua torretta a 24-27. Guys, we can do it. We can fucking do it. No, così no. Stordito da uno e inculato da un altro, però è difficile. Spero ne conveniate anche voi. Porcaccia la miseria! L'ho ucciso quello lì? Chi l'ha ucciso? Io o il cane? Non importa, l'importante è che sia morto. 26-27, è il lavoro di squadra che conta. Questa partita la dobbiamo vincere. Non possiamo arrivare tutte le partite agli sgoccioli e poi perdere e o pareggiare e o prendere non è deletano. Quindi dobbiamo vincere. Ora vado a prendere il primo... No, non vado a prendere il primo di niente perché c'è la torretta e mi massacra. Se vuoi andare te cane, vai pure. Io non ho intenzione di addentrarmi in questa... Passa avventura, 27-27, 25 secondi, attenzione, 28-27, sta per primo, ne mancano due uccisioni, è incredibile, la partita si è ripresa alle mani. Non so cosa sto dicendo però così, a vambera, 28-27, dove sono i nemici? Mi sparano da dietro, da sotto, da dove? Il bastardo col cecchino, dai cane, uccidilo. No, il cane l'ha ucciso, 29-27, 4 secondi, manca l'uccisione, e no, ce l'ho cartellato, no, abbiamo vinto, incredibile. Ce l'abbiamo fatta, cazzo, siamo troppo fottutamente pro, porca miseria. Vabbè, allora ragazzi, però ho fatto la visuale morte, dai. Ci sono nella visuale morte, non ho ucciso nessuno, però sono morto con dignità. Uccisione prima posizione. Che è successo? Avete visto? Allora ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, come vi ho detto, lasciate un bel mi piace. E noi ci vediamo martedì a questo punto con lo Step vs Food, per la regola di un giorno sì, un giorno no, i video, in modo da farli vedere anche a tutti.